di presentare l'autore del libro, Paolo Spini, e le persone che abbiamo chiamato a discuterne. Io poi cercherò anche di, in modo molto sintetico, spiegare le ragioni più generali di interesse politico-culturale che questo libro ha e che ci hanno indotto appunto a presentarlo. Dopodiché il mio compito è quello di moderare gli interventi programmati e raccogliere e indirizzare le eventuali domande che verranno da voi. L'ordine degli interventi, lo dico per i relatori, è quello indicato nel manifesto e nell'invito. Pensiamo di chiudere questa discussione intorno alle 19:30-20, così come insomma, è d'abitudine questi dibattiti a Pescara in Abruzzo. Allora, venendo alla presentazione, prima di tutto l'autore Paolo Spini, che naturalmente è un personaggio politico, un dirigente politico noto e conosciuto, però è chiaro richiamare, è utile richiamarne alcune cose che lo contraddistinguono come dirigente. Paolo Spini è stato vice segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, in rappresentanza della sinistra lombardiana del partito per alcuni anni, ed è uno dei pochi dirigenti politici sopravvissuti sia allo scioglimento del suo partito avvenuto nel 1994, il PSI, sia alla fine della Prima Repubblica, perché molta parte di quella classe dirigente è stata scomparsa nel Salernitana. E tra l'altro uno dei dirigenti della sinistra che, diversamente da altri, ha voluto mantenersi a sinistra e quindi non ha accettato, voglio dire, come hanno fatto altri, di rinnegare il proprio passato, di passare armi e bagagli a Forza Italia, che ha raccolto moltissimi ex socialisti. Lui quindi ha questo merito. Come pure ha il merito, non essendosi rassegnato all'idea di una militanza di sinistra, di aver fondato nel 1994, subito dopo la liquidazione del Partito Socialista, la Federazione Laburista, una Federazione Laburista che poi ha avuto anche l'apporto dei cristiano sociali di Carniti, e che ha fatto un po' da ponte alla costruzione di una nuova formazione della politica della sinistra, che è identificabile nei democratici di sinistra, di cui Spini è stato nel 1998 cofondatore, insieme a quelli che venivano dal PDS e da altre formazioni. Ancora ricordo che negli anni 2000-2001 Spini ha presieduto la direzione nazionale dei DS e attualmente Spini presiede il comitato fiorentino per la celebrazione del quinto centenario della stesura del Principe di Machiavelli, è consigliere comunale a Firenze, dirige la rivista Quaderni dei Fratelli Rosselli, continua a scrivere libri, in effetti non ha mai smesso da quando cominciato molti anni fa, ed è membro, anche questa è una notazione che ha un suo interesse, della Chiesa Evangelica Valdese. Riccardo Terzi è già venuto varie volte, perché lo chiamiamo, siamo molto affezionati a lui in quanto ci dà sempre dei contributi che apprezziamo. Riccardo Terzi è il segretario nazionale dello SPI UGL e dirige il Dipartimento Studi e Ricerche di questa grande organizzazione nazionale. Ha ricoperto incarichi di rilievo sia politici, essendo stato giovanissimo, intorno, glielo ho chiesto prima, ai 33 anni, segretario della Federazione Milanese del Partito Comunista Italiano, quindi non è una cosa da poco. E ha ricoperto anche altri incarichi sindacali,
Prima di questo, tra l'altro, è stato segretario generale regionale della CGIL Lombardia. Ha collaborato a diverse riviste di cultura politica e recentemente ha pubblicato un libro che ci proponiamo di presentare qui a Pescara, e chiedo anche a Giuliano Valentini di farlo in combinata questa presentazione, un libro in cui Riccardo dialoga, in pratica un epistolario, uno scambio di lettere tra lui e Fausto Bertinotti, che è l'interprete di una posizione politica più radicale di sinistra rispetto a quella di Riccardo, che appunto è riconosciuto come esponente chiaramente riformista, dell'area riformista, e quindi recentemente ha scritto che tra l'altro è un libro presentato in varie parti d'Italia che sta riscuotendo un certo interesse politico perché fa il punto sulle ragioni della crisi della sinistra e si interroga anche sui modi in cui la sinistra politica italiana può uscire dalle secche penose in cui si è ridotta. Poi abbiamo alla mia destra il professore Michele Prospero. Prospero è docente di scienza politica e filosofia del diritto a Roma 3, credo, alla Sapienza. Dirige un'importante rivista giuridico-politica che si chiama Democrazia e Diritto. Collabora stabilmente come analista e commentatore politico con i quotidiani Unità della Repubblica. Luciano D'Alfonso, che ancora non vediamo ma tra un po' apparirà. Si contano su una mano, sulle dita di una mano, quelli che in questa sala non conoscono Luciano D'Alfonso. La sua storia politica è molto densa, ricca, piena anche a volte di amarezze, però si può rappresentare in termini essenziali così. Alfonso è stato il più giovane presidente di provincia d'Italia e durante i suoi mandati di sindaco di Pescara, il Sole 24 Ore l'ha pubblicato ai vertici di una graduatoria, di una classifica che stimava il consenso e il valore dei sindaci delle città capoluogo di provincia italiana, e è sempre stato collocato tra i migliori sindaci. Per il futuro, avendo parlato del passato, è un'opinione molto diffusa, ed è un'opinione che anch'io personalmente condivido, che D'Alfonso sia il candidato più forte che il centro-sinistra può opporre al centrodestra abruzzese per la carica di Presidente della Regione nelle ormai prossime elezioni di rinnovo del Consiglio regionale e di elezione alla nuova giunta. Infine Marco Gemmini, che è l'ultimo a sinistra, che anche lui, diciamo, è conosciuto da molti di voi perché è stato per alcuni anni segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista abruzzese. Attualmente Marco è segretario organizzativo nazionale del partito e io ho voluto che lui fosse qui, strappandolo agli impegni pesantissimi di questa ora, perché Marco sta gestendo il congresso nazionale di Rifondazione Comunista. Abbiamo voluto che fosse qui a discutere con noi della crisi politica nazionale, del tema della buona politica, non solo per ragioni di stima personale delle sue qualità politiche in generale, ma anche perché Gemmini è stato tra i fondatori della Rete Nazionale dei Nuovi Municipi, una rete nata in Italia sull'onda dell'esperienza di Porta Alegre, che inaugurò il cosiddetto bilancio partecipativo, questa importante città del Brasile, negli anni 2000. E da quel momento questo movimento delle nuove municipalità si è sviluppato anche in Italia. Marco è stato tra i massimi dirigenti e io spero che questa sera, discutendo di buona politica, voglia riprendere il tema della democrazia partecipata alla luce appunto dell'esperienza concreta e diretta che
che lui ha fatto su questo terreno. Finita la presentazione, brevissimamente sulle ragioni della presentazione di questo libro. Ragioni cioè di interesse politico-culturale che comprendono il valore specifico di questa riflessione di Baldo Spini, ma la travalicano pure in quanto mettono in campo un argomento di interesse immediato, generale e fortissimo. Io naturalmente non, quello della buona politica, io naturalmente non voglio invadere il campo di intervento dei relatori, che abbiamo invitato a discuterne, e rimango quindi scrupolosamente all'esterno delle 170 pagine che compongono il libro. Mi limito invece a qualche considerazione sull'esterno, cioè sul titolo del libro, La buona politica, e il sottotitolo, Da Machiavelli alla Terza Repubblica. Ebbene, io credo che titolo e sottotitolo sono una scelta davvero felice dell'autore e dell'editore. Il titolo mette in campo una questione centrale, cioè la questione della buona politica, da cui necessariamente devono e dovrebbero ripartire partiti e istituzioni del nostro paese e più in generale le classi dirigenti del paese per rilegittimarsi davanti alla cittadinanza e al corpo elettorale, avendo assolutamente perso in gran parte credibilità e fiducia, come pure per impedire, quindi sulla strada della buona politica, che qualunquismo e populismo dilaghino, prendano la mano e creino le condizioni per una deriva di sinistra di questa crisi gravissima, politica, morale, economica, sociale, un insieme cioè di crisi, un fascio di crisi che avvolgono pesantissimamente il nostro paese. E quindi della buona politica, grazie Luciano, quindi della buona politica parleremo questa sera, partendo dal libro di Spini e quindi allargando il discorso anche a considerazioni di carattere più generale. Poi il sottotitolo Da Machiavelli alla Terza Repubblica. Ora, questo sottotitolo rimanda a quello che dovrebbe essere l'inizio di una riflessione sul tema della buona politica, lo rimanda a un personaggio notevole, al grande storico fiorentino Machiavelli, storico, intellettuale, che è considerato universalmente come fondatore della scienza politica moderna e anche come il primo ad adoperare nei suoi scritti, nelle sue ricerche, il termine Stato nell'accezione moderna di questo termine. E dunque il richiamo a Machiavelli, che è compreso nel sottotitolo del libro, avviene perché Machiavelli ha assunto a riferimento per una riflessione sui fenomeni attuali della politica e del potere. E possiamo sinteticamente, dall'opera complessiva di questo grande intellettuale, quindi dal Principe come dai discorsi sulla prima decada di Primo di Tito Livio o Storia Fiorentina, eccetera, possiamo trarre alcuni insegnamenti fondamentali che sono utili anche al presente. Il primo è che il tempo della politica è per Machiavelli, e dovrebbe essere per tutti, il tempo delle decisioni tempestive, della capacità cioè di cogliere l'opportunità. Non è possibile fare una buona politica se questa buona politica non si commisura tempestivamente con i problemi che deve risolvere, se tempestivamente non fornisce le risposte a questi problemi. La seconda questione è che
Il fondamento della buona politica poggia su tre gambe, cioè sulla virtù delle classi dirigenti e del popolo. Noi siamo oggi in una fase in cui le classi dirigenti certamente esprimono tutt'altro piuttosto che virtù. Seconda gamba sul valore della direzione politica intesa come azione di governo efficace delle comunità su cui si esercita il governo. E terza gamba sulla virtuosa capacità di sintesi da parte dei governanti, dei dirigenti politici, tra il bisogno di ordine che ha la comunità e la insopprimibilità, di questo parla Machiavelli, per alcuni che lo conoscono poco incredibilmente, ma Machiavelli parla di una insopprimibilità del conflitto tra il popolo e le classi dominanti, classi che Machiavelli definisce naturalmente con un termine diverso da quello dei marxisti, li chiama i grandi, i potenti della terra, i potenti economici e politici delle comunità. E quindi Machiavelli formula appunto un'idea di democrazia che ha una valenza dialettica, che è una democrazia che si propone lo scopo certamente della sicurezza dei cittadini, dell'ordine quindi per garantire questa sicurezza, ma anche la composizione ai livelli più alti di questo conflitto. Machiavelli, e mi avvio a concludere, delinea dunque per primo un embrione di modello di democrazia che poi sarà sviluppato e completato, perché ai tempi di Machiavelli nel Cinquecento era un po' improprio parlare di democrazia nel senso attuale, nel senso moderno, che però appunto verrà questo embrione di modello sviluppato e completato dalle rivoluzioni d'Inghilterra, le due rivoluzioni inglesi del 600, e in Francia con la rivoluzione del 789. Un modello di democrazia che appunto soltanto più tardi si perfezionerà e si affermerà compiutamente, e che vale tutt'oggi, non più fondato come era ai tempi di Machiavelli prima, sulla supina obbedienza dei cittadini in quanto sudditi al potere costituito in forma di Stato, sia esso comune, sia esso signoria, sia esso principato, ma che si fonda sul potere del principe alla condizione del consenso del popolo. Dice Machiavelli, lo Stato tanto più sarà saldo quanto più potrà contare sul consenso e sull'appoggio del popolo. Dice ancora che il nuovo principe, se dovessero essere alternativi tra loro il consenso dei grandi da una parte e il consenso del popolo dall'altro, se il principe vorrà assicurarsi la stabilità e la durevolezza del suo governo, il principe dovrà scegliere il consenso del popolo. Detto questo, quindi, io credo di aver esaurito il mio compito, inizio l'altra funzione, quello di moderatore, e do la parola a Riccardo Terzi. Io credo che il metro di misura della politica è l'efficacia.
No, sto chiedendo se si può alzare il microfono. Scusate, forse il metro di misura della politica è l'efficacia, è la capacità di produrre dei risultati. Ai livelli di risultati più o meno grandi, ma insomma è sul piano dell'efficacia che si giudica la giustezza o meno di un indirizzo politico, di un'azione politica. E questo ha molto a che fare, secondo me, con un tema, questo del rapporto tra il fine e i mezzi. C'è la famosa massima attribuita a Machiavelli, in realtà non è pensata da Machiavelli, che il fine giustifica i mezzi. No, non l'ha mai detto. Detto così è un'espressione un po' banale. Quello che è importante è la coerenza tra i mezzi e il fine. Tenere insieme i due aspetti. Un fine senza i mezzi non si realizza. Se si vuole ottenere un risultato, un obiettivo, bisogna attrezzarsi, avere gli strumenti per rendere appunto efficace quell'azione. Ora, nella storia spesso avviene che questo rapporto che deve essere di coerenza tra i mezzi e il fine si spezza. Può avvenire in due modi, che il mezzo offusca il fine. Pensiamo a tanti aspetti della storia politica, quando alla fine il potere diventa, l'esercizio del potere diventa fine a se stesso. O pensiamo a tutti i fenomeni di burocratizzazione delle grandi strutture, sia politiche ma anche sindacali, quando alla fine conta soltanto la conservazione della macchina organizzativa e si perdono di vista le finalità per cui quella macchina dovrebbe funzionare. Questo caso tipico appunto di burocratizzazione di un sistema. O sull'altro versante può accadere che si perseguono dei fini anche molto nobili senza però avere la forza per realizzarli. Se guardiamo allo stato attuale della sinistra italiana, per arrivare un po' all'attualità, credo che questo sia anche un po' il senso di questo incontro, io vedo che in tutta la sinistra italiana c'è questa dissociazione nel rapporto tra i mezzi e il fine. Abbiamo una sinistra senza finalità che ha in mente soltanto di andare al governo, non si sa a fare cosa. Il mezzo, il partito fine a se stesso e l'obiettivo della governabilità fine a se stessa. E poi abbiamo una sinistra che ha grandiose finalità, che vuole continuare a cambiare il mondo, ma non ha assolutamente nessuno strumento in mano per realizzare questo risultato. Ora, tornando a Machiavelli, chi è il principe? Il principe è quello che sa tenere insieme i mezzi e il fine, che ha una visione politica, che esercita potenza politica, non il buon sentimento, ma potenza politica, forza politica, in cui però appunto c'è questo intreccio molto forte tra gli strumenti
dell'azione politica e l'obiettivo. Questa è l'idea che ha Machiavelli del principe. Colui, la persona, quel gruppo di persone, quel gruppo dirigente che imposta una grande politica e che si attrezza sul piano della forza, dei rapporti di forza, del consenso. Io quindi considero del tutto pertinente la definizione che ha dato Gramsci del partito politico come nuovo principe. Il partito politico dovrebbe essere, se è stato in una certa misura, questo, cioè quello strumento che ha potenza politica e che tiene insieme in un rapporto forte i mezzi e i fini. Oggi tutto questo è entrato, come sappiamo, in una fase di critica, di crisi profonda. Il partito politico, oggi non ci sono partiti politici che possano, non vedo principi in circolazione, neanche nella città di Firenze i partiti sono principi. Chi è oggi il principe? Forse il mercato è il principe. Il capitale finanziario che ha la potenza e ha anche degli obiettivi. I partiti politici sono entrati in un processo dissolutivo, di svuotamento, sopravvivono a se stessi, ma sono il luogo di tante piccole ambizioni personali. Non c'è appunto il principe per una visione. C'è una competizione individualistica, spesso insopportabilmente narcisistica, tra vari leader potenziali. Però questo tema della ricostruzione di una dimensione politica dobbiamo affrontarlo. Io penso che non sia del tutto fuori dalla realtà l'idea di tornare, rimettere in campo quello che c'era e quello che era distorto. Abbiamo una storia alle spalle di grandi partiti di massa. Una parte di esperienti, io ne credo comunista, l'altro in cui era socialista, ma erano appunto entità politiche riconoscibili, organizzate con una identità, con un pensiero, con una capacità di azione. Questo è stato travolto, poi tornerò a tempo sulle ragioni di questo, che può essere travolto. Io credo che dovremo lavorare inevitabilmente su tempi lunghi, ma ricostruire le condizioni perché torni in campo un'idea politica. E ho delle piste su cui lavorare. La prima pista è quella, diciamo, delle identità sociali, delle rappresentanze sociali, del conflitto sociale. Questo si è perso. Oggi ci sono interi territori sociali senza rappresentanza politica. Quindi vanno nelle più svariate indicazioni, perché abbiamo visto anche nelle ultime elezioni il voto di disperazione più che di protesta. Rimettere a fuoco le linee del conflitto, la pluralità degli interessi sociali, dei conflitti sociali. Secondo, l'esigenza di nuove forme di partecipazione democratica.
sapendo che appunto, non può passare soltanto attraverso i canali ormai costruiti dei partiti politici. Tutto il tema della partecipazione, di nuove forme di coinvolgimento delle persone, dei cittadini, delle scelte, rianimare il tessuto democratico contro una linea invece di quella, una linea decisionista, autoritaria, che pensa che si governa senza il consenso e senza il coinvolgimento dei cittadini. E poi va ricostruita una cultura politica. Ridefinire i fondamenti, l'identità, la visione delle cose. Ora, nella crisi dei partiti c'è molto a che fare col fatto che si è rinunciato ad avere appunto una visione delle cose, un'interpretazione. È passata questa tesi che le ideologie sono morte e che è possibile farne a meno. Siamo entrati in questo mondo post-ideologico. Post-ideologico, un mondo in cui quindi si è rinunciato a pensare, a interpretare la realtà, a avere una visione del proprio futuro. Senza una visione c'è appunto la politica come tecnica quotidiana, come governabilità, come manutenzione tecnica del sistema. Oggi è così, noi abbiamo governi che sono tecnici o politici, ma sono in realtà tutti tecnici, perché non vanno oltre la manutenzione della realtà così com'è, senza avere nessuna prospettiva di trasformazione, di cambiamento. Il collasso dei partiti politici ha molto a che fare, secondo me, con questa caduta di tensione culturale. Non è soltanto Tangentopoli, cioè è stato un momento in cui si è resa più evidente questo scollamento nel rapporto tra cittadini e istituzioni, società e politica, ma era già aperta una crisi. Erano già partiti in difficoltà perché incapaci di rielaborare la propria visione. E proprio in quegli anni, in forme diverse, sia il Partito Comunista sia il Partito Socialista, finiscono per fare un investimento sulla figura carismatica del leader. Le storie di Berlinguer e di Craxi sono in qualche modo storie parallele. Storie parallele e sono tutti e entrambi testimoni di un fallimento, testimoni di una sconfitta. Craxi ha cercato di cavalcare l'ondata della modernizzazione, Berlinguer ha cercato di frapporre a questa ondata una resistenza morale, ma appunto in entrambi i casi c'è stato un ritardo a capire il cambiamento sociale e culturale che stava avvenendo nel paese e a riprogettare un'idea per il futuro. Poi dopo le cose sono andate oltre, via via c'è stato uno scollamento dell'identità politica dei partiti fino al punto attuale. Quindi io credo che abbiamo davanti un lavoro complicato di ricostruzione. Non so se avremo il tempo, noi più anziani, più tecnici, di vedere l'esito di questo processo, ma insomma, la situazione, come io ho
allo stato delle cose, do un giudizio molto allarmato sulla realtà politica, sulla realtà politica attuale, perché in questo vuoto che viene lasciato dalla politica può succedere davvero di tutto. E non possiamo cavarcela, credo, con questa, usando, qualche volta abusando della categoria del populismo, tutte le cose che non ci piacciono o che non riusciamo a capire, che in qualche modo ci creano inquietudine, le bolliamo come populismo. Populismo, antipolitica, come dire, la politica vera è quella nostra, tutti gli altri vanno all'antipolitica. In realtà, se guardiamo bene, dietro questi fenomeni che hanno attraversato la storia politica italiana, operazioni di successo, tutte, dalla Lega Nord, almeno per una certa fase, che ha messo radici profonde in una parte del paese, a tutto il fenomeno del berlusconismo, fino all'operazione del Movimento 5 Stelle, sono operazioni politiche, non sono l'antipolitica, sono operazioni politiche da combattere, sicuramente, secondo me, sicuramente anche secondo molti di voi, ma non sono solo forme di irrazionalità populistica, sono operazioni politiche. L'impolitico, cioè l'avversione verso la politica, la campagna contro la politica, è a sua volta una variante della politica. In ogni caso si tratta di fare un'analisi, capire che cosa accade, e non si vincono le battaglie con i giudizi morali, facendo la requisitoria moralistica, no, bisogna capire le ragioni del successo e intervenire dentro le contraddizioni di questo processo. Ora, noi abbiamo tra poco le elezioni europee, e qui è evidente, qui è un caso molto evidente di quello che sto dicendo, che se non c'è un'idea forte di ricostruzione, di rilancio del progetto politico europeo, se l'Europa resta così, un'Europa tecnocratica, chi è che vince nelle prossime elezioni in Italia o negli altri paesi dell'Europa? E basta dire che evitiamo l'ondata populista, la si evita, la si contrasta l'ondata cosiddetta populista se c'è un progetto politico. Torniamo al punto, i partiti o hanno appunto una elaborazione, quello dovrebbe essere il compito del principe, avere chiaro il fine anzitutto, poi se è chiaro il fine ci si organizza, ci si approntano anche i mezzi necessari per ottenere quel fine. L'ultima cosa, ho parlato più dell'attualità politica che non del libro di Baldo, non mi convince la conclusione, perché alla fine la proposta che viene rilanciata nel libro è la proposta che fu allora di Bettino Craxi, passare a una repubblica semipresidenziale alla francese. Non mi pare che sia una soluzione al problema che stiamo dicendo, perché intanto la crisi italiana è una crisi della democrazia. L'Italia soffre non di un deficit di autorità, di un deficit di governabilità, soffre di un deficit di partecipazione democratica. La soluzione presidenzialista o semipresidenzialista non va nella direzione
non va nella direzione giusta, anzi rischia di accentuare questa visione tutta personalizzata della politica, per cui conta soltanto la faccia del leader. In assenza delle idee, vediamo quello di cui possiamo fidarci. E quando è così, la democrazia è monca. Se guardate i momenti di partecipazione, quindi quei pochi che sono stati inventati dalla politica, sono quelli delle primarie, dove si decide da chi ci facciamo rappresentare, non in che cosa fare. Scegliamo il leader, poi il leader farà quello che vuole. Questa visione tutta giocata sull'apparenza, sull'immagine, la politica spettacolo alla fine, intrattenimento. Guardiamo queste trasmissioni televisive, sono trasmissioni che possono piacere o possono creare disgusto, come nel mio caso, ma appunto sono un intrattenimento, tifoserie contrapposte. Non un confronto di merito sui programmi, sui progetti, sulle cose. Noi dobbiamo recuperare questa capacità di democrazia reale che interviene sui contenuti. Nel frattempo, lo cito soltanto, visto che qui siamo in una serie di gesuiti, c'è un gesuita abbastanza interessante che forse rappresenta oggi l'unico elemento di novità. Finora il mondo cattolico fa finta che non sia successo niente, no? I vari centristi, i casini, quelli che continuano i loro vecchi giochi. Io spero che il mondo cattolico a un certo punto venga scosso, venga rimesso in movimento, da un messaggio che è tutt'altro che un messaggio moderato e che in qualche modo affronta i temi che ho detto, cioè il bisogno di una ridefinizione forte e radicale delle finalità su cui ricostruire la nostra vita collettiva. Grazie Riccardo. E la parola, vuoi il microfono? Al professor Porta. Ma il libro di Valdo Spini mette al centro della sua riflessione la figura di Machiavelli e non è un caso, perché Machiavelli è anzitutto un pensatore della crisi e la crisi è al centro delle pagine di Valdo Spini. La crisi italiana intesa come due crisi soprattutto che vengono ricostruite nel libro. La prima crisi è quella dell'ordine repubblicano e la seconda crisi è la dissoluzione del Partito Socialista. Queste sono le due crisi che vengono indagate in questo libro. La prima crisi, la crisi della Repubblica, viene datata da Spini nel 1992. Nel 1992, con l'irruzione del vincolo esterno dei trattati di Maastricht, destruttura le istituzioni repubblicane, rendendo non più possibile la vecchia costituzione materiale, cioè lo scambio tra consenso e politiche pubbliche finanziate con il debito e non con la redistribuzione del reddito e con un efficace regime fiscale. Questo primo elemento di vincolo esterno è in effetti l'elemento destrutturante. Perché però soltanto in Italia il trattato di Maastricht e il vincolo europeo conduce alla dissoluzione delle forme politiche, un'autentica crisi dei fondamenti della statualità? Perché questo elemento, la rottura delle basi di sostegno al vecchio regime politico, si accompagna ad altri due fenomeni che Spini ricorda.
l'irruzione della riforma della politica mancata, l'usura delle vecchie dei vecchi modelli di raccolta del consenso a cui i vecchi e i nuovi partiti non danno una risposta efficace, e in secondo luogo la ubriacatura nuovista, l'astratto nuovismo, lo chiama Spini, che si impossessò anche del principale partito della sinistra, cioè Trattato di Maastricht, movimento referendario e azione giudiziaria determinano uno sconvolgimento radicale che soltanto in Italia, appunto, conduce alla usura storica della Repubblica. Il movimento referendario. Spini ricorda che questo movimento può essere indicato come un passaggio di consegna teoriche all'interno della sinistra. C'è da parte della cultura del Partito Socialista una, come dire, battaglia anacronistica contro Togliatti, ricorda Spini, quando in realtà il vero deficit che il maggior partito della sinistra nei primi anni incontrava era proprio la dimenticanza e la rimozione delle categorie politiche di stampo togliattiano. In che senso? Il Partito Socialista conduce la sua battaglia contro Togliatti in vista di un rimescolamento delle carte della cultura politica della sinistra, ma in realtà Togliatti era già stato abbondantemente archiviato con la stagione di Occhetto, che può a tutti gli effetti essere letta come una stagione in cui gli assi teorici e culturali della sinistra non sono più autonomamente gestiti da un pensiero critico, da una tradizione della sinistra, ma sono dati in appalto, ricorda Spina, alla funzione politica sostitutiva di Repubblica. Cioè, la crisi italiana assume i contorni di una disfatta, di una slavina di regime, perché per quanto riguarda il primo partito della sinistra, poi vedremo anche meglio come Spini analizza la crisi del secondo partito della sinistra, il primo partito della sinistra non era più un partito di tipo togliattiano, e quindi cavalca l'onda del nuovo e vede in segni una promessa di rigenerazione del sistema politico. E Spini accenna in una pagina che il PDS con Occhetto trascura del tutto gli effetti di destrutturazione relativi alla stessa forma partito che l'ondata referendaria di segni comporta. Inseguendo segni e quindi facendo della bandiera del sistema maggioritario e della riforma della politica attraverso la preferenza unica l'asse portante della strategia politica dei post-comunisti, si dimentica una fondamentale lezione del realismo politico di Togliatti, cioè impedire che nella continuità politico-istituzionale si impongano situazioni ingovernabili. L'ossessione della cultura politica togliattiana è sempre stata quella del governo delle transizioni, non lasciare scoperto il campo, perché altrimenti si stabilisce una crisi non più gestibile delle forme della rappresentanza e delle stesse soggettività sociali. Ecco, una cultura di stampo realistico mancò del tutto nei primi anni 90 e si ritenne che con il movimento referendario fosse a portata di mano una opera di sblocco della democrazia. In realtà il movimento referendario impose una cultura politica di stampo non togliattiano, cioè privilegiare il movimento esterno rispetto a quella istituzionale nella stessa opera di riforma degli assetti costituzionali. Con il movimento referendario che cosa avvenne? Era in corso una bicamerale, una delle tante bicamerali per le riforme istituzionali, e il PDS, invece di, come dire, votare a favore, di portare a compimento
deliberati della commissione dei Vitaiotti, che ricorda anche Spini, proponevano sistema proporzionale e forme di rafforzamento del governo parlamentare. Queste istanze, dice Spini, avrebbero potuto anche salvare il processo politico da una caduta catastrofica. E il PDS, invece appunto di portare a compimento il lavoro di autoriforma incrementale del vecchio sistema politico, ritenne più produttivo la leva esterna, affidando al movimento referendario la via della salvezza delle istituzioni repubblicane. Le improvvide elezioni del 94, così si esprime Spini, furono il risultato appunto di questa scelta strategica, privilegiare il movimento esterno di destrutturazione rispetto all'operazione di salvataggio e di autoriforma del sistema politico. Nel 92-94 un vero togliattiano avrebbe salvato il sistema dei partiti, perché appunto è estranea alla cultura togliattiana una vita politica non gestita da grandi agenzie di mediazione. Nel 92-94 invece si fece un colossale investimento per i nuovi, per la società civile che si impossessa delle istituzioni, e quindi la contrapposizione tra società e Stato, tra nuovi attori della politica e vecchi canali di partito, è stato uno dei fattori che ha condotto alla democrazia. Ma a questo contribuisce anche il processo in corso nel secondo partito della Spini distingue tra due fasi del craxismo: una 83-86, che era la più difficile, in cui Craxi viene raffigurato come un attore politico di una dinamicità, capace di tenere la palla nel gioco politico e di una certa dinamicità al gioco politico, un critico radicale, e anche un soggetto che cavalca l'onda della cosiddetta modernizzazione. A questo primo Craxi poi corrisponde un secondo Craxi, 87-92, che paradossalmente da attore dell'innovazione, sia pure in forme mitologiche come la formula della grande riforma, ma poi perfezionata in termini istituzionali concreti, evidenziata, si converte appunto in un soggetto di un gioco statico all'interno di un sistema che si preferiva perennemente in equilibrio, dove in gioco erano staffette preventivate, ma era definitivamente archiviata la riforma della politica, l'innovazione, l'alternativa, il progetto di cambiamento delle culture politiche e delle forze di governo. Paradossalmente, dice Spini, Craxi da fattore di dinamicità si risolve in una parentesi di rallentamento delle necessità di innovazione, sottovaluta gli spostamenti nel corso della sinistra, sottovaluta l'89, e quindi viene travolto nella sua anacronistica volontà di invitare tutti al mare, mentre appunto era in svolgimento un autentico sommovimento delle culture politiche che cambiavano gli assetti e le credenze della società. Ora, l'insegnamento della lezione di Craxi, che bisogna trarre, che Spini scelta, è che il secondo Craxi non gioca più come leader di partito che ha una visione di innovazione politico-istituzionale, ma il secondo Craxi gioca prevalentemente la carta della sua collocazione personale, e quindi gioca come un attore che ha in mente Palazzo Chigi o il Quirinale come tassello da occupare. Sgancia il suo destino personale da un'azione politica di partito. Ecco, l'insegnamento che questo fenomeno ancora oggi lascia
è che il liberismo assoluto non è mai una autentica capacità di decisione. Spini ricorda che al liberismo forte e decisionista del centro poi corrispondeva una periferia senza più capacità di controllo, una periferia neofeudale di piccole sovranità locali incontrollabili e un centro che esibiva i muscoli, ma erano muscoli tutti interni al gioco parlamentare, subalternità verso i grandi poteri economici e bancari che prima si riusciva invece a controllare o a giocare con loro comunque una intensa gara conflittuale, e impotenza nel dirigere le ondate di corruzione, di spoliticizzazione, di pure e semplice gestione del potere che si verificava nelle periferie. Un centro apparentemente forte e una periferia non, come dire, frequentabile. Cose che succedono ancora oggi nel funzionamento del sistema politico italiano. Le primarie danno una illusione di legittimazione di un capo forte e poi però nel territorio reale persistono singole sovranità che si attrezzano per monopolizzare gli spostamenti molecolari del consenso. Questa lezione è importante perché oggi c'è un politologo che ha avuto una grande accoglienza nella stampa italiana, Carise, che ripropone la formula del partito personale. Spini direbbe del redentore personale, che lui respinge come figura risolutiva della crisi italiana. Ecco, Carise propone come soluzione alla crisi italiana, all'enigma della democrazia italiana, la istituzionalizzazione del partito personale. E gli presenta questa soluzione come una aderenza alla postmodernità, ma in realtà si va oltre, non soltanto Machiavelli, ma addirittura per restare a pensiero politico italiano, si va oltre Dante, Marsilio da Padova, i quali avevano riflettuto per primi in Europa sulla irriducibilità della politica al corpo del sovrano. Marsilio da Padova, Machiavelli, distinguono tra corpo e ufficio e dicevano che la politica è l'ufficio, cioè un carattere astratto, pubblico, meta individuale, e non, come si propone adesso sulla scia di Canisse, l'invenzione del corpo personale dell'attore che comanda come risposta impositiva alla crisi italiana. Come categoria interpretativa della crisi italiana, Spini assume quella della transizione incompiuta. Si potrebbe anche chiamare transizione senza consolidamento. Transizione perché sono cambiati gli attori, sono scomparsi i partiti, è mutato il rapporto tra politica e società, non c'è più l'autonomia politica della sinistra. C'è un vuoto di rappresentanza sociale, non c'è più una corrispondenza tra identità politica e soggettività sociale. Il conflitto è stato rimosso come frattura che le politiche devono organizzare. E quindi è stata una transizione, ma una transizione che non ha avuto il consolidamento, una transizione che senza consolidamento significa una sorta di permanente stato di evoluzione, un continuo potere costituente che non trova mai una capacità di normalizzazione, un infinito potere costituente che vede l'apparizione di pseudo eventi carismatici, di pseudo leadership pieni forti e autorevoli, che invece nascondono soltanto la profondità della crisi, perché la crisi italiana è una crisi dello Stato, è la crisi della forma Stato, e quando c'è la crisi della forma Stato non tiene più la società civile, da qui le ondate di antipolitica, di populismo, che appunto diceva Carlo Terzi, significa un'assenza. L'antipolitica e il populismo significa che non c'è più una cultura politica in grado di dare una disciplina alle credenze, di dare un ordine ai processi,
di dare delle indicazioni, delle interpretazioni. I soggetti politici tradizionali, sindacati e partiti, erano degli strumenti di semplificazione che consentivano di decodificare in anticipo i processi per impedire deragliamenti cognitivi da parte della popolazione, dei soggetti. La crisi dello Stato, accompagnata alla crisi dei soggetti della mediazione, rende la situazione politica italiana sempre esplosiva, per cui non il Machiavelli Spini che ne porti, il Machiavelli è un'istanza di fondare ordini politici, Machiavelli è il fondatore dell'ordine politico dopo il conflitto, che nel momento della mediazione, dopo la destrutturazione dei vecchi equilibri, viene la ricostruzione di ordinamenti nuovi, di nuovi ordini, di nuovi istituti. Ora, in queste condizioni, che cosa accade oggi? Accade appunto una ondata incontrollabile di nuove soggettività che sono spesso delle bolle mediatiche. Se nel 92-94 Spini ricorda il potere di determinare gli eventi, che alcuni studiosi di scienza politica e comunicazione hanno riscontrato, facendo un'analisi del contenuto del quotidiano La Repubblica, la corrispondenza quasi totale tra gli articoli di Repubblica, i titoli di Repubblica e le parole d'ordine vittoriose della Lega. Cioè Repubblica nel 92-94, con la sua istanza contro il regime, contro la nomenclatura, contro la partitocrazia, lanciò, per così dire, la corsa dell'antipolitica e del populismo che allora vinse la partita. In questa seconda ondata di destrutturazione, diciamo che lo spartiacque è l'apparizione nel 2007 di un libro fortunato che si intitolava La Casta, che nel giro di pochi mesi ha venduto quasi 2 milioni di copie. Perché La Casta è uno spartiacque nelle vicende della Seconda Repubblica? Perché ha costruito un senso comune in base al quale la politica non deve riorganizzarsi. La polarità destra-sinistra, capitale-lavoro, sono tutte questioni archeologiche, perché esiste soltanto una grande casta omologata che bisogna spazzare via. La casta è stata l'ideologia che ha condotto alla catastrofe della politica in questo secondo scorcio della Seconda Repubblica, perché la casta è stata una deliberata operazione ideologica per impedire la ricostruzione di una politica organizzata. La casta è diventata l'ideologia della destrutturazione di ogni soggettività politica e quindi la rimozione di timidi tentativi e contraddittori tentativi di ricostruire i partiti è stata questa apparizione di pretese di rifondare i partiti è stata rapidamente distrutta dal senso comune. Il senso comune oggi dominante è appunto che la politica è casta, che non esiste buona politica intesa come espressione di soggettività, di autonomia. Ecco, l'autonomia della politica ha bisogno di potenza. Cosa è? È l'autonomia di soggetti politici che siano capaci di rappresentarsi. L'autonomia politica non è soltanto la costruzione di un partito, chiede potenze sociali. Quali potenze sociali? Allora, senza la ricostruzione della soggettività politica del lavoro, niente autonomia politica. È impossibile. Autonomia politica nel silenzio della soggettività politica del lavoro. Io chiuderei questo intervento ricordando ancora la forma che Spini critica, l'astratto umanismo. L'astratto umanismo continua ad essere, ancora oggi, la bellezza ricostruttiva per uscire dalla crisi della Repubblica. Agli albori della Seconda Repubblica e della Terza Repubblica torna di nuovo ad apparire la contraddizione, la opposizione che era alla genesi della Seconda Repubblica. La contrapposizione è peggio. E chiudere.
parola d'ordine oggi trionfante è rottamare, rottamazione, e dice il presidente Sciampi, si tratta di un popolo di sciampo, e all'origine di questa terza lettura c'è un tuffolismo sciampo e prevede. Tra l'altro volevo ricordare che qua fuori, come ho detto, c'è, sono copie del libro di Spini, quindi chi lo volesse comprare le compra e poi magari fa fare anche la dedica a Spini. La parola ora a Luciano.